Allora, però la call su lui era interessante, eh? Io la manterrei. Così. Vede che succede. Vediamo lei con che starter party a sto giro. Andata sul classico la signorina. Posto disintegrata, distrutta, annichilita. Bene. Questo pure è devastato. Completamente annichilito. Grassy Field Metropolis. Ok, la signorina rivale. Bastardo, sarà un dito in culo Corviknight. Chi sarà? Chi sarà la puttana? E che non te pare mai? Puttana tua madre, quella troia! Cazzi vostri, mo. Faccio vedere, io ti faccio vedere. Ti manda il cazzo che ti pare. Devasto il buco del culo. Dai, buttami giù, stupido. Però anche Excadrill Stall non si gioca in competitivo. Con terra in pesta così. Dici avanzi, avanzi non ci sta. Bene sopra. Don't know. Io sapevo, che Excadrill Terrempesta fosse un'ottima call. Però pure Corviknight che c'ha pure pressione non è male. Certo, chiaro. Mossa di merda, però c'era scritto anche che risolve i problemi di stato sua madre, quella troia bottana. Godo. Già mi viene il nervoso. Ma frate, ma io ti ripeto, guarda, sentiti, perché è inutile che te li racconto. È talmente tanto ridicolo e fuori dalla grazia di Dio che piegarlo non ne renderebbe onore.
quanto qua lo sto devastando, sta deficiente, come è giusto che sia. Bravo Flinch. Escadrill troppo forte. Escadrill, una danza spada e diventa un demone ingiocabile. Ah, il gym leader Khofu. Ma c'è, sta lui davanti, usa lui, vediamo quanti ne butta giù. Ottimo, ne ha fatto molto più di quanto ci si potesse aspettare e mi hai messo dopo. Sostanzialmente si è fatto tre Pokémon, perché uno ha mandato da KO, due a metà vita. Arriva Raichu e pensa al resto. Via. Rivale che manda chiaramente Charizard. Tu entri di Excadrill, fai un danza spada, anche due danza spada e anche tre danza spada, e a quel punto vai. Bello shottato Rayquaza, bellissimo! Bellissimo shottato Rayquaza! Vabbè, hai fatto il tuo, brother, non ti preoccupare. Ti vendicheremo noi. Eh sì, va lui. Vabbè, c'aveva pure tre danza spade, eh. Cioè, nel senso, parliamone, però... La Madonna, non pensavo lo shottasse. No, no, ma shotta. Me ne sono accorto che shotta. Doppio psichico basterà. Allora, setta sto coso un attimo. No, ma shotta per quello, come Goldeng, certo. Ma mamma, guarda pure Cresselia come si diverte. Capito come è ritornato in vita, però. Ah, c'aveva la bandana del cazzo. Perfetto. Altro special attack plus. Ah, eccoci qua. Vediamo un po'. Ecco. Troia puttane. Benissimo. Porca puttana, c'aveva vigore bastardo. Ira furente, puttana tua madre
bollente. Io ho un problema con queste cose, mi fanno veramente ridere da solo. Perdonate. Oh, hai rotto il cazzo con sto Tiranitar della fava. Allora lui prima usava pietra taglio. Tagli cannon flash a sto coglione. Oh, ti spacco il culo. Oh, Minior, ma vai a fare in culo, vai. Esplodi sotto i colpi di Arcaludon, il Pokémon stupratore anale. Vai a fare in culo, te cane di merda. Godo. Stupido. Non mi piace gli... Ah, cazzo, questi sono gli Elite Four. Di già. Beh, ma ha mandato quello tarocco. Ho sotto Rain. Quindi in teoria lui non è spronato a fare mosse di tipo fuoco. Infatti fa ruggito perché è un coglione. Stesso discorso. Me ne frega un cazzo che tu fai volo, maledetto imbecille. Veloce lui. Va bene. In realtà va bene perché lui c'ha la difesa speciale diminuita. Lui perché manda lui? Perché fa sbadiglio. Ok, lui sicuramente ci avrà una stronzata tipo morso o qualche troiata di sto tipo. No, manco ce l'aveva. Manda Blaziken che chiaramente ci avrà la stab lotta. Ah, non è manco. Io qua andrei di Ferforbecco. Blaziken devastato. Allora, io esatto. Manda Camerupt. Recupera un po' di PS di avanzi. Pranalo. Ho trovato una motocicletta infernale. Ah, ho capito come si chiama. Non mi ricordo come si chiama, ma è una merda, sì. Tranquillo. Rockrock, no, Rockrock è quell'altro. Non mi ricordo, però ho capito. E poi non è una motocicletta, è un motore in teoria. O hai trovato il leggendario motocicletta con Raidon? Terremotalo, dai. Buono, eh. Allora, primo Super 4 è andato, adesso arriverà il secondo. Special Attack Plus, ottimo. Amaris, che entra di Magnezone. Magnezone, secondo me lui switch out.
Ah no, fa localizza. Io farei un danza spada. Lui proverà a shottarmi, ma io gli farò terremoto. Rimanda Scizor. Scizor potrebbe avere stramontante, ma io mi accollerò un'altra danza spada. Metal testata, perfetto. Allora faccio di nuovo danza spada. Guadagno vita. Faccio frana, lui muore. Ricarico vita. Saliamo anche di livello, peraltro, che è fondamentale perché sono statistiche e vita in più. Ora lui manda un altro Scizor, che farà la fine del precedente, sostanzialmente, infatti. Metagross, me ne frega un cazzo, perché è cristallizzato in acciaio, gli faccio terremoto, lo devasto. Saliamo ancora di livello fondamentale, in tutto questo recuperiamo pure vita. Kermori. Idem con patate. Ah, c'ha vigore il rotto in culo. Però ha fatto baldeali, si ammazza di rinculo. Infatti. Cambio a speed boost. Ace. Minzeca. Zitto zitto. Questo si cura. Magnezone. Chiaramente lui ha levitate. Quindi farò frana, che non lo shotterà. Dare nessuno stato, se puoi, per piacere. Ottimo, vedi? Così si gioca a questo videogame. Sapientemente. Oh, hanno tutti raggiunto, peraltro, anche il level cap ancora meglio. Eccoci qua, terzo Super 4. Lazy che va con Whimsicott. Ritira subito per mettere dentro Escadrill. Chiaramente Escadrill è pronto a mettermelo nel culo. Ho fatto un errore clamoroso perché non ho pensato che lui potesse fare terremoto. Ora lui lo rifarà. E io gli faccio all'acciaio. Lo coglione ammissato. Non gli faccio nulla. In teoria ho un livello in più, dovrei essere più veloce io. No. Chiaramente. E che pensieri sciocchi che faccio. Però... Allora lui dovrebbe così aver finito... Prana. Lui adesso non ha mosse per farmi del danno. Ah no, ne aveva ancora uno, rotto nel buco del culo. Hai rotto il cazzo con questi cazzo di folle... Come inibitore, maledetto bastardo! Pare che a me mi devono fare inibitore. Capo, io stacco un pochino. Vai tranquillo, Ciccio. Buon riposo. Calmamentati. Calmamentati. A voglia, a voglia. Quando stacco ti scrivo una cifra. Luce lunare. Luce lunare. Fai un ultimo calmamento. Dai, a te. Bello. Ora io faccio psichico e lo disintegro. Faccio psichico e lo disintegro.
equipaggio psichico ti ho disintegrato. Indovina un po' che deve succedere ora che faccio psichico, che tu muori. Sta morendo. Grande. Tacci tua. E infatti. Alla forza lunare. Super efficace, ce l'abbiamo apposta. Allora, lui però tanto deve ricargiare un turno. Bello, Cressè. Oh, zitto, zitto, stai on the top. Fratello, ma guarda che qua io procedo mica per ide. Fatti un luce lunare un attimo. Fatti un calmamente pure. Psichico. Disintegrato. Ah, lui è ancora vivo, non si sa per quale motivo. C'aveva il seme d'oro, probabilmente. Come fa ad attaccare prima lui? Quanto cazzo è veloce? Perfetto. Godibus. Beh, Frana era bassina, eh. Campione Karen vuole combattere. Allora, lui perché manda questo? Perché legge che c'ho il poco efficace contro? Probabilmente sì. Perché lui dice, io tiro elettro, mando questo, è poco efficace, 4 meno. Ci sta come ragionamento della CPU. Poi lui che cosa fa? Tira drago o tira erba? Perché se tira drago è un discorso, se tira erba è un altro cazzo di discorso. Perché se questo figlio di stronzo ora tira erba, io non posso mandare in... non Duraludon, come cazzo si chiama sto coglione, Excadrill. Non posso mandare Excadrill, però posso mandare Cresselia. Che gli può fare forza lunare. Non so perché lui ha mandato il goblino qua, ma è stato un errore gravissimo da parte sua. Ah, lui manda Ogerpon, che fallisce il bastardo. Ah, gli è calata la difesa speciale, dunque dovrei shottare. Esatto. Un fezzante non lo so che cazzo fa, ma secondo me è un coglione. E infatti lo è. Tirati una calmamente. 149 mi ha fatto. Tirati un'altra calmamente. Vai a più 2 e fai un bello psichico. Lui manda Politoed, che puttana sua madre mi deve fare chiaramente idropompa. E io su questo vorrei fare forza lunare a più 2. Benissimo. Questo boh, shottato nel chill, pensavo fosse veramente molto più problematico. Oh, vedi? Battuta la Lega Pokémon, signori miei, battuta la Lega Pokémon, devo andare a fare pipì. Vado a fare un attimo pipì e torno subito. Siamo nei last 10 livelli, eh? Scusa Ciccio, ero andato in bagno.
che ti sta carriando di più? Trovi sì. Allora, secondo me, aver messo Cresselia è stata una grande giocata. Perché c'ha la cover ai draghi. Cioè, i draghi in questa run non sono stato un problema. Comunque, Cresselia è, lo sappiamo dalla Gaizen, 600 BST, quindi è un Pokémon forte a livello di statistiche. È forte, c'ha ottime mosse. C'ha la setup, c'ha il riprendere vita, che in questa modalità, visto che non puoi usare strumenti in battaglia, è fondamentale. Secondo me il cambiamento forte e importante è stato proprio Cresselia. Perché comunque c'ha pure anche un typing che non è... cioè, nel senso, il bioma buio è raro che riesce a incrociarlo. Poi io qua ho trovato pure la mappa, La cazzo di mappa fa tantissimo, perché sostanzialmente scegli la via più sicura per andare avanti. O ti dà la possibilità, se ti dovesse servire un Pokémon di un tipo in particolare, di andartelo a cercare più facilmente. Mo' in questo caso non è servito a quello, ma semplicemente andare avanti. Cioè, secondo me, questo team con cui siamo arrivati qui è un buon team stall, molto tecnico, molto riflessivo. Cioè, preferisco aspettare dietro e poi partire in contropiede, mi verrebbe da dire, piuttosto che pull pushare. Secondo me è uscito fuori un bel team. Con Excadrill, Corviknight, io cerco sempre di prenderlo, ma anche perché ha pressione, che non sembra, ma... anzi, mo lo scopriremo. Al 195 è l'ultimo rivale, no? Che c'ha Mega Rayquaza. Allora qua sarebbe da trovare uno spa più subito. Sarebbe fondamentale avere uno spa plus come item. E sarebbe da trovarne pure uno prima di Eternatus, sostanzialmente. Quello che sono onesto, un po' sono preoccupato per Eternatus, perché non ho un plan preciso in mente. E una volta che staremo là, ci penseremo. Però, insomma, ecco, questa è un po' la disamina, secondo me, attuale della situazione. Non me ne frega un cazzo, sì. Allora, lui chiaramente adesso userà una mossa di tipo fuoco. Se facessi calmamente, non solo una, ma per ben due volte, e non solo due, ma per ben tre volte, e peraltro ho pure sbagliato mossa, meno male che poi lui ha missato. Perfetto. Ma cazzo, m'ha bornato quello stronzo. Il cazzo te con ste balde ali della mia fava. E mori. E Mega Rayquaza. Resisti per miracolo di Dino. Divino, bravo. Drago Pulsar. Manda Excadrill. Danza Spada. E frana, perché già
puttana. Che ponna fa? Raggio va a fare lui. E non l'ha shottato però. E che è un lag. Dio. Mio, mo lo sentivo. Via. Bello, bravo. Maledetto, muori. Godo. Bravo, ottimo così. Corviknight, questa ce l'ha carriata alla grande. Ci siamo. Siamo alla resa dei conti. Qua tocca trovare una roba utile qua. Rerolla. Max Elisir. Rerolla. Ultimo reroll. Incantavoce. Eccoci qua contro Eternatus. No. Calma mente. Vedi quanto gli togli con uno? Molto poco. Fai questo. Tu fai questo perché magari gli vai a abbassare la difesa speciale. Devi usare luce lunare e tu devi fare ancora palla ombra nella speranza di... La special defense è meno... Meno uno special defense c'ha perché l'ho colpito con... Ma è un altro luce lunare. Meno due special defense, eh? Prova un calm mind e tu continui a colpire con palla ombra. Bello ancora. Tu fai un'altra luce lunare e tu continui di palla ombra. Perfetto. Tu adesso fai... Non ho più PP, porca troia. Tu allora vai... Ah, perché ci avrà pressione il bastardo. Sicuro? Ah, gli si è buffato a bestia. Eh sì, c'ha pace. Magnificent. Morto? Beat the game in classic mod. Endless mod has been unlocked, signori miei. L'abbiamo vinta. Mini black hole è stato sbloccato. Pico in culo. Ottimo. Ottima questa nostra prima vittoria. Dai.
abbiamo un pull da 25 che ce lo giochiamo subito. Ok, un epico, 4 rari, un po' una merda, però meglio di niente. Ah. Bello, soddisfacente. Soddisfacente, abbiamo vinto. Per la prima volta abbiamo sbloccato la Handless Mode. Dai, sono molto contento. La qualità si è vista, la qualità c'è stato. Devastato il brother Eternatus con accoppiata iniziale. Quelli sono i due Pokémon che ho preso al lab, Cresselia e Drifloon Shine. Perfetto. Ottima conclusione. Ci vediamo domani mattina e cominceremo a sto punto. Vediamo questa Endless Mode come funziona. Penso che appunto sia senza fine. Dai, è figo. Grazie a tutti per la compagnia come al solito. Ci vediamo domani.